Sono almeno due confezioni da sei, perciò Jerry, vai dentro. Negativo, non ho la mia carta d'identità falsa. E io non ho la mia. Te l'avevo detto, scusa. Ehi, ragazzi. È ore 9. Oh. Signorine? Guarda, Brooke. Ciao. Ehi, dammi qua. Ehi, un serpente, strisciovone. No, andiamo. Muoio, sì. Allora giocate sporco. Sì, lo spero. Ehi, avete una birrina? Anzi, una. Due. Ehi, ma ve ne siete accorti? Grazie, tesoro. Guardate laggiù. Nessuno ci vuole andare. Oh mio Dio. Andiamo. Qui si mette male. Non si paura. Cosa? Che dici? Grrr. Guarda, ti stanno bene. Ehi, voi. Siete tutti maggiorenni? Perché non si vede? Oh, hai visto quello? Secondo te non è pericoloso stare qui vestite così? Cerca di rilassarti, ok? Voglio dire, guarda quanti uomini hanno. Sono contenti di vedere tante cheerleader. Aspetta, Nick! Guarda qua. Avete visto? Caldo e lubrificante. No. Senti qua. No. Sapete qualcosa di questo bondage tape? Oh, Lexi, che miseria, ragazzi! Oh. Che schianto! Figo, no? Che ne pensi? Non è una vera cheerleader. Fa vedere? Scommetto che non fa così. Cattiva Tabitha! Ragazzi, venite qua. Che c'è? Adesso ci divertiamo. Sì, dai. Ehi, perché non tieni tu questa? Ok. Siete pronte? Questo mi no, piace. Dai, queste sono pazze. Ti prego. No. Pronto? Janis, che succede? E sono con le loro uniformi. Lo so. Chi è che ha portato questo alla tua attenzione? Janis Harper. Gliel'ha fatto vedere sua figlia Cindy. Mi chiedo che effetti potrà avere. Andrà tutto bene. Ci pensiamo noi. No, no, Janis magari ha mostrato questo video a tutto il restante corpo insegnanti. Non posso gestire un simile scandalo. Dobbiamo ricorrere all'ufficio centrale. Perché non le dedichiamo questo? Signora Anderson, vado in bagno. Ciao. Ho saputo del video. Su, dillo, così la facciamo finita. Cosa devo dire? Ti avevo avvertita. Non è quello che voglio dirti. E allora cosa hai in testa? Che solo una persona può cambiare le cose con quelle sciroccate, tu. Grazie. Sei il migliore. Lo sai che detesto quando mi chiami durante la lezione? Se devi parlarmi, aspetta fino al pranzo. Ok, pronte? E tu come l'hai scoperto? Sai quanto è difficile contenere gli effetti di un danno simile? Danno? Quale danno, scusa? Ehi, coach, farebbe un video a noi quattro? Please.
A voi non interessa quello che fate e dell'effetto sugli altri di quello che fate. Senti, abbiamo solo girato uno stupido video, pensavamo fosse divertente. I ragazzi che sono qui fanno sempre scherzi di questo tipo, eppure nessuno si arrabbia per questo. Ti garantisco che se fossero stati con le loro uniformi fuori dal campus avrebbero avuto grossi guai. Allora ok, la prossima volta lo faremo al campus. Jerry, quando sei con la tua uniforme tu rappresenti questa scuola. Rappresenti tutti i componenti della tua squadra. Ti rendi conto che chiunque veda questo video può pensare che le cheerleader di Jackson sia solo un branco di scadenti sgualdrine? Mi avete molto delusa, ragazze. Abbiamo deluso il nostro corso. Beh, non dovrei essere delusa. In fondo la cosa che più vi importava era diventare famose. Perciò congratulazioni, Brooke, perché avete fatto notizia. Siete sospese fin quando il dipartimento scolastico non decide la vostra punizione. Vedremo cosa dirà mia madre. Dovresti imparare a non correre sempre dalla mammina tutte le volte che qualcosa ecco, non ti piace. Tieni. È ovvio che ti sono venute le tue cose. Forza, Crosstown Showdown è tra 2 settimane, perciò andate ad allenarvi. Guarda chi c'è, la piccola spia. Abbiamo saputo che hai fatto vedere il video a tua madre. Mi dispiace. No, non ci basta. Scusate, mi dispiace. È tua. No. Fermatevi, basta. Ah sì, è così. Sei sì. Dispiaciuta. Oh. Davvero? Oh. Ti dispiace tanto? Non basta, basta. Basta. Ti dispiace. Ti dispiace per cosa? Fermati, ma che stai facendo? Sei impazzita. Che cosa c'è? Cosa lasciala stare! Sfidarmi! Puoi sfidarmi? Brooke, coraggio! Sfidami! Se dici una parola di quanto è successo, giuro che te ne pentirai. Sarei così felice di avere una buona scusa per spaccarti la faccia. Andiamo, dai! Piantala! Come stai, Cindy? Vado a chiamare la mamma immediatamente. No, non l'hai sentita. Non puoi dirglielo. Devi promettermelo. Promettimelo. Sì. Come 30 giorni? Andiamo, è una decisione esagerata. Pamela, il video fa vedere le ragazze che bevono alcol. Secondo il regolamento delle cheerleader dovrebbero essere espulse dalla squadra. Emma, per favore, l'80% degli studenti beve occasionalmente. Giusto. È ridicolo aspettarsi da queste ragazze una disciplina stile anni 50. Non voglio che Lisa beva, ma me ne devo occupare io, non la nostra cheerleader coach. Paghiamo quanto? $1,500 così rimangono in squadra? Si è detto 1,800. 1,800, ok. Paghiamo i nostri soldi e facciamola finita. Io non farò alcun appello. Mi tengo fuori da tutto questo. Lorraine, andiamo, puoi fare tutto quello che ti pare. Anche mettere Miss Universo coach fuori dalla porta. Se la coach Carr pensa che siamo delle puttanelle, avrà delle puttanelle. Oh signore, il sole è appena sorto! Ma come si sono messi? Niente da fare. Ho permesso tante cose a voi fanciulle, ma ora i vostri vestiti no. Cosa hanno i nostri vestiti? Sai esattamente di cosa parlo, Brooke. Le sta guardando le poppe. Pervertito. Voglio che voi quattro scendiate in segreteria, prendiate il permesso di andare a casa e ve ne andiate. Di corsa! Non credo proprio. Come, scusa? Esci subito dalla mia classe, mi hai sentito, Brooke? Ne approfitti, tiri fuori la sua grossa mazza, tanto non ce ne andiamo. Allora, di cosa parliamo oggi, classe? Oh, Miss Brooke? Sì, Jerry? Parliamo un po' di quando Trevor mi ha chiamato l'altra sera per dirmi che Ashley è una vera schifezza a letto e che grida tipo babbuino. Oh, davvero?